Una delle chiavi di lettura del confronto. Del Grosso perde palla al centrocampo, sono i tre, il Granata sul pallone, ma Elveg riesce a sorprenderli. Il danese vola via sulla sua fascia, Fusco è costretto a ricorrere al fallo. Punizione e cartellino giallo per il giovane salernitano che salterà per squalifica il match di Udine. Solito assembramento in area Granata, c'è apprensione, Birof è uno spauracchio per tutti, ma non c'è solo il tedesco. Maldini si ritrova davanti Luca Fusco. I due sgomitano a caccia della posizione giusta. Il capitano rossonero guarda il giovane salernitano, lo accarezza, scherza come potrebbe fare il gatto con il topo. Sono gli istanti che precedono il calcio di punizione fatale alla salernitana. Albertini calibra il traversone, Birof si arrampica in cielo, pallone nel sacco. È la svolta del confronto, il Milan ora può gestire il vantaggio facendo leva su una eccezionale organizzazione difensiva e sul mestiere dei suoi giocatori. Per la Salernitana fino a quel momento impeccabile, il gol del tedesco è una mazzata difficile da recuperare. Poi arriva il fortunato gol di Leonardo. Infine la prodezza di Breda, ma ormai è troppo tardi. C'è ancora spazio per il rammarico in casa salernitana. A distanza di 8 giorni dalla sfortunata esibizione di Roma, la storia si è ripetuta. Questione di esperienza ma anche di centimetri. All'Olimpico era stato capitan Breda a centrare la trasversale della porta difesa da Antonio Chimenti. Alla Recchi è stato Di Vaio a centrare il legno sfruttando un assist al bacio dell'ottimo Marco Rossi. Ma non si esaurisce qui la buona prestazione della matricola. Nei primi 45 minuti Breda e compagni tengono bene il campo, chiudendo e ripartendo con grande abilità. Una buona occasione capita sui piedi di Vincenzo Chianese, ma la mira è sbagliata. Poi è Giacomo Tedesco a saltare come birilli difensori rossoneri, ma Lehmann si esalta sulla prodezza del giovane Giacomo. Il Milan si rende pericoloso in due circostanze. Sulla prima è bravo Bali a chiudere su Weah. Poi è Gulì a centrare la traversa. Nei secondi 45 minuti la Salernitana prova a ragionare più che a correre ed il Milan sornione ne approfitta. Birof prima realizza, poi sbaglia in contropiede. Infine rifinisce per Weah, ma Balli è sempre attentissimo. Il tedesco, come il Milan, a fine gara può sorridere di gusto.